video di oggi è incentrato sul voler avere ragione quando si discute con qualcuno, anche quando durante un'amabile conversazione vengono fuori punti di vista differenti. Quindi ci sono diverse sfumature all'interno della comunicazione, si va dal dialogo pacifico al litigio. Rimane però un punto di domanda che io ho e che vi pongo, ed è questo: che cos'è che ci spinge a voler difendere a tutti i costi il nostro punto di vista come se fosse quello giusto, la nostra verità come se fosse quella con la V maiuscola, la nostra opinione come se ne andasse della nostra stessa vita? Io questa domanda me la faccio spesso perché fin da ragazzina, quando ho cominciato a ragionare, non ho amato e non amo tuttora schierarmi in gruppi contrapposti tra loro, gli uni contro gli altri armati, per così dire. Se notate, anche una regola del marketing proprio basica: se tu devi posizionarti sul mercato, proporre il tuo servizio, il tuo prodotto, te stesso a una nicchia di persone, che cosa fai? Per crearti un personaggio, per creare una tua identità forte sul mercato, devi individuare un tuo nemico. Questo ti dice chiunque se ne intenda di marketing e ti dia magari anche un buon consiglio, perché effettivamente funziona. Funziona avere un nemico contro il quale combattere, specialmente sui social al giorno d'oggi. Fateci caso, cioè c'è un post su un argomento che esige uno schieramento da una parte o dall'altra, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, la squadra di calcio X da una parte, la squadra di calcio Y dall'altra, quelli che stanno dalla parte della TV, quelli che stanno dalla parte dei social, insomma quelli che stanno da una parte e quelli che stanno da un'altra. Così si crea immediatamente una polarizzazione, questo è il termine tecnico per definire appunto il crearsi di due schieramenti contrapposti, di persone che appartengono a una fazione e all'altra e combattono gli uni contro gli altri per difendere le rispettive posizioni. Allora la domanda che mi sorge spontanea è: che cos'è che ci spinge a volerci intanto identificare in un gruppo, in un'idea per quanto astratta, e a combattere chi non la pensa come noi? L'unica risposta che sono riuscita a darmi finora è il primordiale istinto di sopravvivenza. Ci sentiamo meno soli se facciamo parte di un gruppo di persone di cui condividiamo gli ideali, l'idea astratta, il programma politico, qualsiasi cosa sia, tendiamo a combattere contro lo schieramento avversario difendendo a tutti i costi la nostra posizione. Abbiamo parlato di questo in altri video, in cui si parlava di convinzioni radicate che diventano così importanti per noi al punto da definire chi noi siamo. E a quel punto, se le convinzioni sono così radicate, fanno parte proprio del nostro DNA, della nostra identità, se qualcuno le mette in dubbio o se noi percepiamo che il nostro interlocutore le sta mettendo in dubbio, caspita, ne va della nostra sopravvivenza, della nostra vita. Tendiamo a reagire e ad andare contro l'altro, o quantomeno troviamo che l'altro non sia proprio simpatico perché non la pensa come noi. Un'altra domanda che mi pongo a questo punto è: esiste una terza opzione, l'opzione dei grigi? Non mi schiero né dalla parte dei bianchi né dalla parte dei neri. Rimango aperto con la mente, con il cuore, per trovare frammenti di verità nelle parole di chiunque, negli elementi della natura, nelle circostanze. Rimango attenta, aperta a quello che succede per ricavarne degli insegnamenti. Quando parlo di questa terza posizione, di non schierata o schierato per scelta, non mi riferisco alla posizione degli ignavi che Dante collocò nell'anticamera dell'inferno, che praticamente sono quelle persone che non si schierano né dalla parte del bene né dalla parte del male, si schierano dalla parte del più forte, non hanno idee proprie, solo perché per convenienza si schierano con quello di turno che garantisce loro determinati vantaggi. Ecco, no, non mi riferisco a questa categoria di persone, mi riferisco proprio al rimanere in ascolto, attento, per imparare tutto da tutti e rimanere aperti anche al mettere in discussione le nostre idee. Io ho trovato estremamente liberatorio rendermi conto del fatto che non sono attaccata alle mie idee come se fossero per me scialuppe di salvataggio, aggrappandomi alle quali io mi sento salva, al sicuro e così via.
considero le mie idee, le mie convinzioni come il frutto di un ragionamento, di un'esperienza, di un livello evolutivo di crescita che è quello al quale mi trovo e che poi possono essere rimesse in discussione, non per mancanza di coerenza, ma perché c'è sempre una miglior soluzione. Più cose sappiamo, più liberi siamo. Che cos'è a tenerci così radicati al nostro punto di vista da volerlo difendere a spada tratta, costi quello che costi? Forse l'aggrapparsi a una falsa certezza, quella di poter così tenere sotto controllo il nostro piccolo giardino, la nostra piccola area di comfort. Se tieni sotto controllo, o perlomeno hai l'illusione di controllare qualcosa, ti senti più sicuro, più sicura. Forse è questo. Se devo stare ai dettami, alle regole fondamentali del marketing, sto trovando non facile e non facilmente applicabile abbracciare un'idea che si contrapponga a un'altra idea, creare nella mia community uno schieramento che si posizioni contro un altro schieramento. Ricordo in passato di aver organizzato dei flash mob e di voler, in nome di un ideale che doveva essere comune a un grandissimo gruppo di persone, metterle insieme per realizzare un evento che fosse un'occasione di crescita per tutti. Quante volte mi sono trovata di fronte a persone anche importanti nel loro ruolo, che non volevano avere a che fare le une con le altre, pur abbracciando lo stesso ideale, semplicemente per la differenza con la quale si interpretava una parola, un'idea. Anche lì, anche all'interno dello stesso gruppo, a volte si tende a voler avere ragione e a volersi aggrappare alla propria posizione, ritenendola la verità assoluta. Per mia esperienza posso dirvi che una delle mie zone d'ombra è sempre stata questo giudice, lo chiamavo il giudice censore, sempre lì a dire quello che è giusto, quello che è sbagliato in me, e di conseguenza io aprivo la bocca per giudicare la realtà esterna, il mondo esterno a me, come giusto o sbagliato. E questo originava in me una sofferenza indicibile, perché quando si pretende di dividere il mondo in quello che noi riteniamo essere giusto e quello che noi riteniamo essere sbagliato, oltre a basarci su idee che sono del tutto soggettive, non oggettive, tendiamo a opporre un certo attrito nei confronti del libero fluire della vita. E facendo attrito cosa si forma? Parlando sempre per metafore acquatiche, una bella diga che prima o poi, se non è costruita veramente molto bene, potrebbe anche un giorno rompersi. Un'altra considerazione: qualcuno molto tempo fa, molto tempo fa, disse: non giudicare non sarai giudicato, perché è vero, chi tende a giudicare gli altri di fatto giudica se stesso prima degli altri. Per esempio, se noi tendiamo a guardarci allo specchio e a trovare nel nostro corpo un sacco di difetti, sicuro come l'oro che quando guarderemo un essere umano, anche fosse la donna più bella o l'uomo più bello del mondo, troveremmo in lui, in lei, un difetto di carattere fisico. Perché? Perché la nostra attenzione è lì. Il nostro mondo interiore viene riflesso nel mondo esteriore. Il mondo esteriore non è che la proiezione del nostro mondo interiore. Non c'è divisione, c'è unità. Così un bel giorno ho preso una decisione, ho deciso di fare pace con questo giudice censore, perché mi accorgevo che quanto più lo rifiutavo, quanto più lo disprezzavo, quanto più mi ponevo in una posizione di difesa contro questi giudizi che dovevano essere infallibili, ma di fatto non lo erano, tanto più io stessa giudicavo. E quindi, per non ricadere nel tranello del giudizio, ho deciso di uscirne, cioè ho deciso semplicemente di far accomodare questo giudice, come faccio con la paura, come insegno a fare ai miei leader con la paura quando devono parlare in pubblico, dicendo: non reprimerla, non contrapporti a essa, gestiscila, impara a gestirla, quindi accoglila, falla sedere in anticamera e poi vai a fare quello che devi fare. Così non avrai nessuno o niente contro cui combattere, contro cui rivolgere la tua attenzione. Morale della favola: non puntare la tua attenzione su quello che non vuoi, puntala su quello che vuoi. Questo è in definitiva il principio. Così si espanderà, come logica conseguenza, la sensazione, l'emozione, la presenza nella nostra vita, sia essa materiale o spirituale, sulla quale noi puntiamo il nostro sguardo. Quella che ci aiuta, in definitiva, deve essere favorita, non quella che non ci aiuta. Ho scoperto una cosa bellissima. Liberandomi dalla necessità di avere ragione a tutti i costi, di voler difendere a tutti i costi la mia posizione, la mia identità, la mia stessa vita, contro l'idea, il parere, l'opinione di qualcun altro, ho sentito
come se delle catene di ferro cadessero per terra con gran fragore e io, libera di volare, sono libera finalmente non di pormi nel gruppo degli ignavi, ma di essere una persona che trova che tutti abbiano ragione dal loro punto di vista. È vero, tutti hanno ragione dal loro punto di vista, stando anche alla fase evolutiva alla quale sono giunti. Esempio, non posso prendermela con un bambino perché si comporta da bambino. È un bambino, lo devo lasciare comportarsi da bambino. Tutto quello che posso fare è semmai aiutarlo ad avere il discernimento che gli servirà anche da adulto per distinguere le cose più utili a lui, più sane, quelle che possono portare gioia, possono portare crescita, nutrimento nella sua vita, da quelle che invece sono inutili e vanno gentilmente abbandonate. Quindi discernimento sì, giudizio, il giudizio davvero provoca dolore, provoca sofferenza, perché provoca in noi il desiderio di aggrapparci a tutti i costi alla nostra ancora di salvezza, come se fosse tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo contro il resto del mondo che c'è nemico. Non è così. Sto giudicando anch'io dicendo che non è così. Quanta libertà si prova nel non avere più bisogno di dimostrare agli altri di essere aggrappati alla stessa idea per tutta la vita. Certo, la coerenza ci aiuta a raggiungere degli obiettivi importanti, cioè se mente, corpo, spirito ci portano nella stessa direzione verso lo stesso obiettivo, beh, saremo molto più potenziati in questo percorso. Quindi la coerenza ci serve. Questo non vuol dire però che a un certo punto del nostro cammino non ci si possa accorgere di andare verso un obiettivo che non è il nostro obiettivo. Magari è l'obiettivo di qualcun altro. E allora ben venga una riflessione, ben venga uno scambio di idee con chi ci vede da fuori e ci vede meglio di quanto noi non riusciamo a vedere noi stessi. Ben venga un cambiamento di idea. Essere dalla parte di chi apre il cuore e la mente all'opinione diversissima delle persone, perché ognuno di noi ha il suo mondo, è frutto della sua educazione, della sua cultura, della sua mentalità, dei suoi limiti anche. Siamo tutti in qualche modo limitati da una parte o dall'altra. Siamo tutti in work in progress. Nessuno di noi è esente da questa prova, da questa prova bellissima di crescita personale. Tornando all'argomento della ragione o del torto, qualsiasi cosa voi pensiate di quello che ho portato alla vostra attenzione quest'oggi, per me va bene. Siete d'accordo? Per me va bene. Non siete d'accordo? Per me va bene. Va bene, va bene, va bene. Siamo insieme, cresciamo, le nostre inclinazioni, la nostra natura va rispettata. E io credo che la cosa più bella e il modo forse più utile di vivere la nostra vita in modo pieno, in modo significativo, sia proprio quello di assecondare chi noi siamo veramente. E come possiamo scoprire chi noi siamo veramente? Avendo pace e non avendo bisogno di aver ragione. A tutti i costi. Ciao a tutti.